La settima arte, cinema e industria è una manifestazione molto importante proprio per questo dialogo che attraverso il cinema vogliamo dare a quello che è la grande associazione confindustriale e quindi la capacità di questa iniziativa di riuscire a mettere insieme in maniera costruttiva le varie discipline che sono all'interno dell'industria e a confrontarla con il cinema permettono di veicolare quelle che sono dei valori di industria e di impresa nel nostro territorio. Veniamo ovviamente da momenti difficili e complessi soprattutto per il cinema e anche per tutte le attività legate all'intrattenimento e attraverso questa festa del cinema ci permette di poter ridare quell'impulso di ricrescita, di ripartenza e di rimettere a confronto non soltanto l'industria ma anche di riaggregare le persone all'interno delle sale. Questo era un altro di quei valori, di quegli aspetti su cui abbiamo lavorato. Il cinema viene celebrato come industria culturale, come qualcosa che deve far convivere l'imprenditoria che si dedica alla cultura e l'arte che è l'obiettivo che ovviamente viene cercato attraverso i film. È un obiettivo abbastanza contemporaneo perché arte e industria sono sempre state considerate separate, nel nostro caso invece si celebra il cinema a 360 gradi, i grandissimi film hollywoodiani classici erano frutto di un lavoro collettivo e anche oggi dobbiamo dare la stessa importanza ai grandi autori ma anche ai mestieri del cinema e a coloro che lo producono e che lo distribuiscono, che sono anche premiati all'interno del cinema, dei premi cinema e industria. I fili conduttori sono quelli dedicati al rapporto tra cinema e altre arti, cinema e altre industrie culturali, quindi abbiamo cinema e moda, cinema e sport, cinema e comunicazione, abbiamo veramente tantissimi aspetti di questo tipo e in generale poi abbiamo anche la possibilità attraverso per esempio il rapporto con un grande scrittore come Enrico Brizzi di celebrare il rapporto tra cinema e editoria, cinema e letteratura e attraverso gli altri omaggi che facciamo ai premiati di celebrare anche il concetto di formazione, quindi tutti i film vengono accompagnati da delle masterclass, da delle lezioni o dalle presentazioni e dagli approfondimenti in modo tale che i film vengano contestualizzati con un'idea culturale che cambia e fa crescere anche la nostra visione del cinema.